La bici è una passione che possiamo trasferire ai nostri bambini sin dalla tenera età, ma come possiamo garantire loro la massima sicurezza? Ce lo spiega Filippo della bicicletteria che raggiungo subito. Venite con me! Non esiste un'età vera e propria per iniziare ad andare in bici. Già da 2 anni possiamo muovere i primi metri sulle 2 ruote. Le bici da bambino si dividono in 2 categorie, biciclette a pedali con rotelle e biciclette a spinta. In entrambi i casi dobbiamo acquistare delle bici di qualità, cioè delle bici che siano leggere, scorrevoli, morbide e che non facciano fare troppa fatica al bambino. Per le bici a spinta, cioè la nuova tendenza per iniziare ad andare in bicicletta, la bicicletta non ha i pedali, quindi deve essere una bicicletta molto leggera, magari in alluminio, con delle ruote scorrevoli, quindi su sfera. Per le biciclette classiche invece, quelle a pedali, dobbiamo avere un telaio che può essere in acciaio o in alluminio, quindi leggero, delle ruote scorrevoli anche qui su sfere e una pedaliera anche qua su sfere che sia bella scorrevole e bella morbida nella pedalata. Inoltre le bici a pedali sono dotate di freni e che siano V-brake in alluminio con le leve regolabili e belle morbide. Ricordo a tutti che fino a 14 anni il casco è obbligatorio, quindi mi raccomando, comprate il casco per i vostri figli. E se volete essere ancora un po' più sicuri, ci sono delle ginocchiere, delle gomitiere che possono proteggere il vostro bambino dalle cadute. Grazie ai preziosi consigli di Filippo, adesso potremo garantire pedalate sicure a tutti i nostri bambini. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo problema e soprattutto una nuova soluzione.